Sono schierate per l'ingresso in campo le squadre che si sfideranno per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A2 Credem Banca e ospiti della BCC New Mater Volley, che alla destra dei vostri schermi con la maglia gialla e i riporti blu c'è Motta di Livenza, l'HRK Diana Group Motta di Livenza, adesso con gli schermi con la maglia nera e i riporti verdi. E quindi la gara sarà diretta questa sera dalla coppia arbitrale Matteo Talento e Rosario Vecchione, mentre l'addetto al video check è Antonio Colapietro. E quindi questa sera la squadra ospite è Motta di Livenza, allenata dal castellanese Pino Lorizio, quindi ex della gara Pino Lorizio, che proprio con la squadra di Castellana ha mosso i primi passi come allenatore e ha avuto modo di togliersi parecchie soddisfazioni alla guida tecnica, fra promozioni dalla B1 alla 2, dalla 2 alla 1. E quindi questa sera è ospite qui nella sua Castellana Grotte. Parte la formazione ospite con l'ingresso in campo, entra con il numero 3 Alessio Alberini, il palleggiatore, il numero 4 Gianluca Loglisci, schiacciatore, il numero 5 l'opposto Cristian Gamba, il numero 7 Claudio Cattaneo, schiacciatore, Omar Biglino con la maglia numero 8 centrale, l'altro centrale con la maglia numero 12 Michele Luisetto, mentre il libero Leonardo Battista, allenati appunto da Pino Lorizio e Paolo Mattia. Falso ingresso in campo la BCC Castellana Grotte con il numero 3 Marco Izzo, Nicola Tiozzo con la maglia numero 5, il numero 6 Luca Presta, con il numero 11 Teo Lopez, confermato l'altro schiacciatore Luca Borgogno con la maglia numero 15, con la maglia numero 18 Andrea Trocchio, l'altro centrale, il libero è Alessandro Toscani, allenati la BCC Castellana Grotte da Flavio Culinelli e Giuseppe Barbone. E quindi formazioni confermate per entrambe le squadre. Anche quest'oggi Gulinelli parte con Alessio Fiore dalla panchina. Il secondo arbitro, il signor Rosario Vecchione, dà i palloni ufficiali per poter dare l'inizio all'incontro. Motta di Livenza che viene da 15 giorni di stop perché sempre causa Covid, dopo la partita vittoriosa in casa per 3-1 contro Siena, torna quest'oggi a giocare una partita ufficiale, mentre la BCC Castellana Grotte mercoledì ha avuto modo, dopo 38 giorni, di tornare sul terreno di gioco per il recupero della partita contro Ortona. La BCC ha vinto 3-1 in casa la partita e quindi si dà il via al match con la prima battuta da parte di Motta di Livenza. Subito mette in difficoltà la ricezione di Castellana Grotte e c'è l'attacco messo a terra da Borgogno contro il muro a 3, 1-0 la BCC, e Teo Lopez in battuta. Battuta a salto di Teo Lopez, ricevuta da Motta di Livenza, c'è il muro di Castellana Grotte che blocca l'attacco, palla per l'opposto mancino Cristian Gamba che mette a terra l'attacco di cambio palla per l'uno pari. Luisetto in battuta al servizio, Michele Luisetto. La
Gianflotti, sporcata dal Nasso, riesce ad intervenire Izzo, palla per l'opposto, la difesa di Alberini si trasforma in un'alzata per Benino, che di prima intenzione mette a terra il primo punto per il 2-1 a favore della squadra ospite. Torna in battuta Luisetto. Gianflotti ricevuta col palleggio da Tiozzo, palla per Borgogno, il pallonetto è vincente, due pari dello stesso Borgogno in battuta. Luca Borgogno in battuta per la BCC. Battuta a salto da posto 5, ricevuta con qualche difficoltà da Monte di Livenza, e c'è il muro che ritorna su Gianluca Lognisci. 3-2 Castellano Grotte. Di nuovo Borgogno in battuta, stavolta su Cattaneo, non si intende Alberini con i suoi compagni di squadra e quindi la palla cade goffamente a terra. Punto BCC. C'è l'errore al servizio di Borgogno e il punteggio si fissa sul 4-3 in favore della squadra di casa, e per la prima battuta del match è Cristian Gamba, opposto allenato da Pino Lorizio. Battuta mancina su Tiozzo, deve spostarsi Izzo per lo stesso Tiozzo che sfrutta il muro, la palla non cade, in palleggio per la banda, non salta il muro e trova Lognisci il punto del 4 pari. Si spiegano i ragazzi della BCC, e sempre Gamba al servizio, qualche imprecisione da una parte e dall'altra, e questo vale il 4 pari in questo inizio di match. Out la battuta di Cristian Gamba, che permetterà a Truocchio di andare in battuta. Alberini per Gamba, blocca il muro di Castellanagrotte, ma ancora una volta il rimpallo favorisce Biglino, che si ritrova a avere una ghiotta occasione per il 5 pari. Gianluca Lognisci al servizio, che insieme a Biglino forma la linea di attacco a 3. Spazzola le mani nel muro Tio Lopez, trovando il mani fuori per il 6-5. Il palleggiatore di Castellana, Izzo, in battuta. La ricezione di Battista, ottima la traiettoria di Cristian Gamba, che da mancino opposto ha sicuramente traiettorie diverse dalle solite. Ed è la volta di Biglini in battuta sulla P1 della BCC. Battuta a salto per Biglino, ricevuta da Toscani. Izzo si affida posto 4, muro a 1 per Teo Lopez, che sulla P1 si trova contro il muro di Alberini. Tiozzo in battuta per la BCC. Eccezione al salto, qualche difficoltà per la
difesa della squadra ospite, ma poi è molto bravo Cattaneo con il diagonale vincente, rinunciando alla potenza, trova un colpo di giustezza, 7 pari. Alberini torna in battuta, ricevuta da Toscani, palla dietro per Teo Lopez, imprecisa che non viene chiusa, e poi non riesce il muro di Castellana, c'è l'invasione e quindi 8-7. Sorpasso in questo caso della squadra ospite, torna Alberini in battuta. Borgogno, alzata splendida, muro a 1 di Izzo, e presta senza muro, mette a terra il primo tempo dell'8 pari. Luca Presta in battuta. C'è il muro di Borgogno che capisce le intenzioni di Cattaneo, palla un po' corta, alzata dietro, Cattaneo aveva in pratica solo il diagonale da poter schiacciare, è stato bravo Borgogno per il 9-8, eccezione di Battista, palla dietro ancora per Cattaneo, e ancora una volta il rimpallo è favorevole alla squadra ospite, Cattaneo ribadisce la sua schiacciata, 9 pari, ed è lo stesso Claudio Cattaneo con la maglia numero 7, servizio per gli ospiti. Noi ci fanno come Cattaneo, Alberini e Biglino formano la prima linea di attacco. Palla difficile, non chiusa da Borgogno, può contrattaccare Motta di Livenza, fortunata ancora una volta in questo caso, la palla va sul nastro e il pallonetto di Lognisci cade a terra, sempre Cattaneo al servizio, mentre invece Lognisci, Gamba e Luisetto formano la linea di attacco a 3. Il tentativo di battuta corta di Cattaneo non va e quindi c'è il 10 pari. Teo Lopez al servizio. Forza Teo Lopez, tiene Cattaneo. Primo tempo tenuto da Toscani, può contrattaccare la BCC, non chiude Borgogno, può rigiocare Motta di Livenza, chiude il diagonale Lognisci, non riesce il muro e la difesa. Luisetto al servizio quando siamo sul punteggio di 11-10. La palla dietro per Teo Lopez, toccata al muro, palla che era abbondantemente out, però c'è il tocco del muro. 11 pari, Borgogno al servizio. Out la palla di Borgogno, lancio di palla sicuramente non ottimale per lo schiacciatore della BCC. Il turno di Gamba al servizio. Cristian Gamba al posto Mancino. Forza Gamba, il nastro rallenta un attimino la traiettoria, non viene chiuso il primo tempo da Trocchio, contrattacco per la squadra ospite e Gamba con un tocco fintato trova il 13-11.
c'è il più 2 per la squadra ospite, sempre gamba al servizio. Ancora una volta l'alzata con una mano di Izzo per Chiozzo, che sfrutta le mani del muro e vincente il suo attacco. Dodicesimo punto per la squadra di casa e sarà la volta di Sant'Ambrogio in battuta per Tuocco. Cambio fra Under. Gianflot di Sant'Ambrogio è out. 14-12. Lo Lisci in battuta. Il Nasso spocca la traiettoria, ricevuto da Presta, che poi si propone per l'attacco ed è vincente. Si rammarica Pino Lorizio. Trova il 13° punto, la PCC 14 per Motta di Livenza. Palla per Cristian Gamba, che gioca con le mani del muro, una palla abbastanza fuori dalla traiettoria, però grazie la schiacciata mancina riesce Gamba a trovare il mani fuori. 15-13, resta più 2 la squadra ospite con Piglino in battuta al salto da posto 5 per il centrale allenato da Pino Lorizio. Palla alta per Teo Lopez, c'è la difesa di Castellangrotte, può rigiocare la squadra ospite ed è brava con Cattaneo a sfruttare le mani del muro. 16-13, precisione imprecisa a Castellangrotte nel cambio palla e c'è il primo time out chiesto da Flavio Guminelli. E dopo il time out torna Bignino al servizio, ricevuta ricezione di Toscani, palla dietro per Chiozzo che impatta contro il muro, può giocare Motta di Livenza, palla per Gamba che chiude il lungolinea, non riesce nella difesa Toscani. 17-13. Biglino al servizio, difende e contrattacca bene la squadra ospite giocando su una fallosa Castellangrotte nella sua azione di cambio palla, errore alla battuta e Chiozzo in battuta quando siamo sul punteggio di 17-14 per la squadra ospite. C'è la ricezione Motta di Livenza, c'è la difesa di Castellangrotte che però non può contrattaccare al meglio,
c'è ancora la difesa di Castagnarotto e Toscani in bagher per Tio Lopez, che forza ma non chiude. Ancora palla in quattro e il pallonetto di Cattaneo questa volta è vincente. Positiva l'azione della squadra ospite. Alberini in battuta. C'è la ricezione di Tiozzo, Borgogno va in bagher per Tio Lopez che non può attaccare, free ball ancora per la squadra ospite. C'è il primo tempo di Luisetto, allunga ancora nel punteggio la squadra allenata da Pino Lorizio. Alberini a servizio, però c'è ancora il time out chiesto da Flavio Gulinelli. Non può essere assolutamente soddisfatto l'allenatore della squadra di casa. Grande difficoltà per la BCC nel mettere il cambio palla a terra. Ne approfitta la squadra nero-verde allenata da Pino Lorizio, che con grande calma riesce a mettere palla a terra anche alternando i colpi, anche sulle palle sporche, molto reattivi. Con Alberini che servirà per la porta di difesa. Ancora Alberini al servizio quando siamo sul punteggio di 14-19 in favore della squadra ospite. Ancora una battuta a salto che mette in grande difficoltà la BCC. Palla ad una mano e questa volta non riesce, gamba con la mano destra a tenere buono il pallone, spreca un'occasione per allungare ancora nel punteggio. Respira Castellana Grotte, presta in battuta. Eccezione difficoltosa questa volta della squadra ospite. Questa volta il muro di Castellana è vincente su una palla difficile. Certamente gamba non aveva angolo, forse poteva appoggiare free ball, e chiama time out Pino Lorizio. Ne approfitterà sicuramente Gulinelli per un ulteriore time out per cercare di dare indicazioni ai suoi. Pino Lorizio parla con il suo palleggiatore. Un time out sicuramente per resettare, per chiamare alla calma i suoi ragazzi da parte di Pino Lorizio, mentre con l'ausilio della lavagnetta dà indicazioni Gulinelli tattiche ai suoi ragazzi. Vedremo un po' se saranno utili. Si ripartirà con Luca Presta al servizio. Battuta tattica verso posto 2, ma poi il muro di Castellana abbastanza lontano dalla rete permette a gamba di far infilare il pallone fra il muro e la rete, quindi trova il cambio palla squadra nero-verde con Cattaneo in battuta. Eccezione di Borgogno, palla dietro per Tio Lopez che appoggia palla a terra, non riesce nella difesa Cattaneo. C'è il punto numero 17 per Tio Lopez ed egli stesso, l'opposto brasiliano, che va in battuta. Forza Tio Lopez, la palla però è out, non si abbassa abbastanza il servizio di Tio Lopez. 21-17 in favore sempre della squadra ospite.
non sarà Luisetto in battuta, che lascia il posto al numero 14 Marco Pugliatti, palleggiatore in forza dall'11 dicembre al posto di Ferrato, che è andato a giocare ad Ortona. Situazione in palleggio parte della BCC, non chiude per il primo tempo Tocchio, può rigiocare Cassagrotte, palla per Borgogno contro il muro a uno di Cristian Gamba, a gioco facile Borgogno, 21-18, deve inseguire ancora la BCC. Forza Borgogno, tiene ricezione Cattaneo, palla in 4, chiude la BCC, un po' di confusione nella metà campo giallo-blu e poi Diozzo mette tutti d'accordo. Qualche timida protesta da parte prima di Cassaragrotte per una doppia in palleggio e poi da parte della squadra ospite per un palleggio di Trocchio, alla fine ha lasciato giocare la coppia arbitrale, quindi 21-19, sbaglia la battuta Borgogno, quindi 22-19, entra proprio al posto di Borgogno Alessio Fiore, capitano della BCC. Cerca Gulinelli qualcosa in più nella parte di ricezione, proprio Fiore che va al palleggio per Teo Lopez che non chiude, palla per Gamba che spara out. Chiamavano forse un'invasione la squadra ospite, però Bino Lorizio non chiamerà. Di nuovo Sant'Ambrogio per Tuocchio in battuta, la jump float sporcata dal Nasso, palla in posto 4 per Lognisci che gioca col muro, 23-20. Lo stesso Gianluca Lognisci al servizio. Non va il servizio di Lognisci quando siamo su punteggio di 23-21. Izzo in battuto, Biglino alla schiacciata, trova il cambio palla per il 24-21. È lo stesso Biglino al servizio. C'è l'eccezione di Toscani, deve andare con il bagher, Rizzo per Teo Lopez, palla out, 25-21. Vince con grande merito, un set sempre condotto da parte della squadra ospite. C'è un check per un possibile tocco, mi sembra abbastanza improbabile, però intanto chiamato video check da parte della squadra di casa che non c'è stato, quindi 25-21.
questo secondo parziale. Le squadre in campo per questo secondo set, compresa in battuta, ricezione di Battista e poi il numero 12 Luisetto che mette a terra il primo cambio palla di questo secondo set. Un primo set, dicevamo, ben giocato dalla squadra ospite, che in pratica non ha sbagliato nulla ed è riuscita sempre in contrattacco a sfruttare tutte le occasioni lasciate dalla BCC. 2-0 per la squadra ospite dopo l'errore di Truocchio. Sempre Luisetto in battuta. Palla in rete che dà il primo punto di questo secondo set alla BCC Castellana Grotte. Tio Lopez in battuta. Ci si aspetta sicuramente qualcosa in più dall'opposto brasiliano, come in questo caso la sua battuta al salto mette in difficoltà la ricezione, permette a Truocchio di mettere a segno il 2 pari. Lo stesso Tio Lopez al servizio. Out la seconda battuta al salto, 50% di efficacia. Gli risponde il pariruolo Gamba. Cambiato qualcosa quindi nelle rotazioni. Tiene Toscani primo tempo alto per Truocchio, che va col suo attacco verso posto 1 sulla difesa di Gamba, che non tiene, trova il 3 pari. Il Nastro sporca la traiettoria ricevuta da Biglino, tiene il muro di Castellana Grotte. Poi non si intende la squadra di casa, non riusciamo a ricostruire, forse c'era stato doppio tocco e quindi Tiozzo doveva appoggiare la palla in campo, Izzo si è fermato. Intanto 4-3 per la squadra ospite. Non va il servizio di Loglisci, qualche servizio sbagliato all'inizio del set per i neroverdi. Truocchio in battuta quando siamo sul 4 pari. Sbaglia anche Truocchio. Si gioca poco in questo secondo set. Sbaglia anche Biglino. 5 pari. Sul 5 pari vado un po' a memoria, già 3 battute sbagliate per la squadra ospite, 2 per la BCC Castellana Grotte. Eccezione di Battista, palla dietro per Gamba. C'è la difesa della squadra di casa che deve concedere però free ball. Appoggia Battista per il suo posto, pesta la linea Gamba. 6-5 per la BCC. Può tornare Izzo alla battuta. Il Nastro sporca la traiettoria, qualche difficoltà
per Motta di Livenza, che però riesce ad uscire molto bene con Luisetto che mette a terra il 6 pari. Alberini in battuta, palleggiatore della squadra allenata da Pino Lorizzi. Tiene Toscani Izzo, va dietro per Tiozzo che tira fuori. Una palla in pratica senza muro, sbaglia Tiozzo. 7-6, si ribalta il punteggio. Forza Alberini, la palla si ferma sul nastro. 7 pari. Nicola Tiozzo in battuta, sicuramente uno che può dare qualcosa in più con la sua battuta. Forza Tiozzo, tiene Battista, deve spostarsi Alberini con il bache per il suo schiacciatore Cattaneo, che però si ferma sul nastro. Si ribalta ancora una volta il punteggio, 8-7 per la squadra di casa, la BCC Castellana Grotte. Torna Tiozzo al servizio. E trova l'Eis, lo schiacciatore allenato da Gullinelli, che insieme a Izzo e Presta forma l'attacco di prima linea della BCC Castellana Grotte, ed è costretto Pino Lorizzo al time out quando siamo sul punteggio di 9-7. Vede forse che la sua squadra è entrata in questo secondo set con un piglio diverso rispetto all'inizio della partita. Arringa comunque i suoi, Gullinelli, memore del primo set. Certamente deve essere molto precisa la squadra di casa se vuole aver ragione della squadra ospite. E dopo il time out torna Tiozzo alla battuta. Palla out, lancio di palla un po' troppo dietro. Sarà Cattaneo in battuta, martello ricettore, maglia nero-verde con la maglia numero 7, Claudio Cattaneo. Total salto non forzata, tenuta da Borgogno. Legge le intenzioni Luisetto di Izzo, 9 pari. Tiene palla Toscani, va ancora una volta con il primo tempo Izzo, questa volta Luca Presta senza muro, mette palla a terra, 10-9. Si riscatta subito il centrale della BCC ed egli stesso che va al servizio. Battuta non forzata, palla in mano per Alberini e poi gamba su una palla che poteva sicuramente essere difesa, non è pronto, difesa Prest. Luisetto in battuta, eccezione di Tiozzo, palla per Truocchio, va ancora verso posto 1 Truocchio, evita il muro di Biglino,
Quando siamo su punteggio di 11-10 per la squadra di casa, Teo Lopez in battuta. Forza Teo Lopez e trova l'ace. Non riesce ad intervenire in ricezione Cattaneo. 12-10. Ancora Teo Lopez al servizio. Forza Teo Lopez, la palla è out. Ancora una volta in questo turno di servizio. 50% di efficacia per Teo Lopez. Gli risponderà all'opposto della squadra ospite Cristian Gamba. Forza Gamba, tiene Toscani, deve spostarsi Izzo. Palla per Borgogno contro il muro a tre, che ritarda il colpo e mette a terra un ottimo colpo per il 13-11. Bravo Borgogno, ed è egli stesso che va in battuta. Forza Borgogno, tiene Battista, Alberini in 4 per Logliisci e poi palla assolutamente bassissima di Izzo per Borgogno, palla che non poteva assolutamente passare, spreca l'occasione del contrattacco Castellana Grotte. Logliisci in battuta. C'è la ricezione di Toscani sulla palla corta di Logliisci e poi bravo Teo Lopez con il manifuori su Cattaneo. Sant'Ambrogio da zona 1 in battuta per Trocchio, seguendo le indicazioni di Flavio Gulinelli. Palla ancora verso posto 1 e bravo Cattaneo a mettere palla a terra in diagonale. Diagonale 14-13 il punteggio in favore della BCC Castellana Grotte. Il Nasso sporca la traiettoria e va al palleggio presta per Izzo, che chiama Tiozzo. Diagonale vincente per il 15-13 ed è il palleggiatore Izzo in battuta. Sbaglia Izzo. Alberini in battuta per la squadra ospite, ottima la ricezione di Diozzo. Palla in posto 4 per Teo Lopez, che carica i suoi compagni di squadra. 16-14 esce dalla P1 la BCC Castellana Grotte. Diozzo in battuta sulla P1 della squadra nero-verde. Non forza Tiozzo, la palla va in rete. Cattaneo al servizio.
eccezione di Toscani, Izzo si affida a Teo Lopez, non chiude l'opposto brasiliano, palla per Gamba che impatta sul 16 pari. Cattaneo è imbattuto quando siamo sul 13 pari, sul 16 pari, scusate. Ancora palla per Teo Lopez, ancora una volta palla non chiusa. Può rigiocare Motta di Livenza, questa volta c'è il muro efficace di Castagnagrotte. La pipe questa volta chiusa da Tiozzo. Capelli in battuta per Presta, 17-16 il punteggio in favore di Castellana Grotte. Forza Capelli, il nastro sporca la sua traiettoria. La pipe difesa da Castagrotte, contrattacco punto nelle mani di Teo Lopez che non si fa pregare due volte. 18-16 e c'è il timeout chiamato da Pino Lorizio, che conosce certamente il palazzetto di Castagrotte. Sa quanta carica il pubblico di casa può dare ai suoi ragazzi. Dopo il secondo time out chiamato da Pino Lorizio sul 18-16 torna al servizio Capelli. Out il servizio dello scacciatore con la maglia numero 14. Luisetto in battuta, ma ci sarà lo stesso un cambio alla battuta. Pugliatti, così come è accaduto nel primo set, al servizio per Luisetto. Lo siamo sul punteggio di 18-17. Eccezione di Tiozzo, palla per Teo Lopez che buca il muro della squadra ospite. 19-17. Teo Lopez al servizio. Sbaglia la battuta Teo Lopez, colpisce la palla con il polso. 19-18. Gamba in battuta per la squadra trevigiana. Forza Gamba tiene Borgogno, palla in 4 per lo stesso Borgogno che col muro a 1 mette palla a terra contro il muro di Alberini. Lo stesso Luca Borgogno in battuta. Non sbaglia Borgogno, deve spostarsi per Alberini, palla per Gamba, la palla è out. Fa segno
gamba al suo allenatore di non chiamare videocheck. 21-18. Torna Borgogno in battuta, Lorizio che non ha più time out. Non forza Borgogno. Palla sullo Lisci, c'è la difesa di Castagrotte. Izzo va in posto 2, una palla molto complicata per Tio Lopez. Entra per il giro dietro Alessio Fiore al posto di Borgogno. C'è l'errore al servizio di Loglisci. 22-19. Sempre Sant'Ambrogio al servizio al posto di Trucchio. In difficoltà la ricezione di Cattaneo e Cellese di Sant'Ambrogio. 23-19. Ancora Sant'Ambrogio su Cattaneo in difficoltà. Out, la scacciata di gamba, viene chiamato video check questa volta da Pino Lorizio. ...24-19... confermata la palla out e quindi 24-19... Secondo arbitro, il signor Rosario Vecchione, dà la possibilità di chiudere il set alla BCC. Sfiora l'Is Sant'Ambrogio. In battuta, ricezione di Fiore, palla in quattro per Izzo che gioca sul muro della squadra ospite, ancora palla per lui, deve rigiocare Castagrotte. Izzo va ancora in quattro ed è bravo questa volta Izzo sul muro Tiozzo, sul muro di Alberini per il 25-20, un set pari con Castagrotte sicuramente più precisa in questo secondo set che porta a casa quindi l'uno pari. Thank you.
le squadre in campo per il terzo set. Equilibrio nel punteggio, equilibrio nell'andamento della gara, un primo set ben giocato dalla squadra ospite e un secondo set ben giocato dalla BCC Castellanagrotte. Out il servizio di Cattaneo per dare il via al terzo set. Tio Lopez in battuta, si cambiano ancora una volta le rotazioni in campo. Non forza a gamba, può rigiocare la BCC, palla per Borgogno che chiude il lungolinea per il 2-0. Dopo la battuta sicuramente efficace di Teo Lopez. Tiene Battista la battuta di Teo Lopez, non si chiude il primo tempo, palla per gamba, c'è la difesa di Toscani, Izzo si affida a Teo Lopez che picchia, la palla si infila fra il muro e la rete, 3-0. E c'è subito il time out chiamato da Pino Lorizio. Cerca subito di compattare i suoi. Forza Teo Lopez, tiene Battista, deve spostarsi Alberini per gamba che trova il varco nel muro di Borgogno e Truocchio, diagonale vincente, c'è il 3-1. Luisetto in battuta per la squadra veneta. Gianflot ricevuta in palleggio da Borgogno, permette a Izzo di orchestrare una pipe con Tiozzo. Borgogno in battuta ancora su Battista, non si chiude l'attacco, contrattacco per Borgogno sul muro in caduta di Biglino che anticipa troppo il colpo, infatti alza il braccio Biglino sapendo che la sua azione a muro non è stata ottimale. 5-1 il punteggio. Forza Borgogno, ancora una battuta efficace ed è molto bravo Loglisci sul muro a tre di Castellanagrotte che non chiude la traiettoria. 5-2 il punteggio. Gamba in battuta, non forza, c'è Tiozzo, tentativo di schiacciata, c'è addirittura gamba che palleggia per il suo compagno di squadra, può rigiocare la BCC, il bagger per Tiozzo, palla un po' bassa, non può Tiozzo più di tanto, azioni veloci, prima c'era stata l'alzata una mano di Tiozzo con la schiacciata di Teo Lopez, partito un attimino in ritardo, sporcata dal naso, poi bella palla in posto 4 di Alberini
alla fine 5-3 con Gamba che può tornare al servizio. Eccezione di Tiozzo, palla dietro per Teo Lopez che mette palla a terra per il 6-3. Trocchio in battuta. Eccezione di Cattaneo, Alberini va in posto 4. C'è l'errore di Loglisci che ritarda fino all'ultimo il colpo, ma alla fine prende l'asta. 7-3. Torna Trocchio in battuta. Eccezione in difficoltà, c'è la difesa di Casanagrotte, palla per Tiozzo e poi la palla è out. Spreca un'occasione la BCC. Out il servizio di Gianluca Loglisci. 8-4 il punteggio in favore della squadra di casa che manda Izzo al servizio. Grande difficoltà la ricezione della squadra veneta, free ball Castellanagrotte con la pipe di Borgogno, c'è il 9-4. Azione perfetta in questo caso della squadra di casa. Torna al servizio Marco Izzo. Ancora in difficoltà la ricezione della squadra ospite, c'è la difesa di Castellanagrotte, palla per Borgogno che va in pallonetto, può rigiocare la squadra ospite e poi viene chiamata invasione a rete ad Alberini, allunga ancora nel punteggio la squadra di casa, 10-4. Si era però difesa con i denti la squadra ospite. Forza ancora in battuta Izzo, palla out, ancora un errore da parte della squadra allenata da Pino Lorizio. 11-4. Errore di Izzo dà modo alla squadra nero-verde di respirare. 11-5. Biglino al servizio. Eccezione di Borgogno. Palla per Presta, non si chiude il primo tempo e poi non riesce la difesa di Castellanagrotte. Prima Cattaneo sfrutta il muro un po' molle della squadra di casa trovando facilmente un varco con il pallonetto. 11-6, rosicchia un punto. Biglino di nuovo al servizio, non prima dell'opportuna asciugatura del campo. Forza Biglino, tiene Tiozzo,
va al primo tempo Izzo per Presta e c'è il 12-6. Tiozzo in battuta. Non forza Tiozzo, c'è la ricezione. La squadra ospite che non mette palla a terra, palla per Tio Lopez. C'è il muro, ma può rigiocare Castanagrotte. Palla per Borgogno. Palla out. Ancora una volta spreca Castanagrotte. Due opportunità di contrattacco non messe a segno da Castellanagrotte. Alberini in battuta quando siamo sul punteggio di 12-7. Forza Alberini, la palla si ferma sul nastro. 13-7. Luca Pressa in battuta. Non tiene la difesa Tio Lopez, bravo Cattaneo che poi si porta dopo la linea dei 9 metri per il servizio. Forza Cattaneo, la palla ricevuta addirittura da Tio Lopez. Poi cerca la pipe Tiozzo, la palla è out. 13-9. Ancora Cattaneo al servizio. Forza Cattaneo, trova l'ace, zona di conflitto. Si ricompatta la squadra ospite, costringe Gulinelli a chiamare time out. Efficaci le battute al salto di Cattaneo che hanno costretto Gulinelli a chiamare il time out. Out questa volta la battuta, cerca una battuta corta. 14-10. Sbaglia Tio Lopez. Luisetto in battuta. Gianflotte tenuta col palleggio da Borgogno. Aggancia il pallone Truocchio. La palla cade a terra. Si lamenta Alberini dicendo di aver messo la mano sotto al pallone, la mano fra il Taraflex e il pallone. Non è dello stesso avviso Vecchione. 15-11. C'è la difesa di Castellanagrotte che però poi non si concretizza. Per il punto 12 porta di mezza.
15-12 il punteggio. Tiene Toscani in ricezione e poi c'è il muro vincente di Biglino in una zona non coperta dalla difesa di Castellanagrotte. 15-13, torna gamba in battuta. C'è l'Is di gamba, 15-14, si avvicina a meno 1. Squadra veneta che sta trovando dalla battuta un buon viatico per rientrare nel set. Tiene Borgogno in ricezione, palla per Tiozzo che non si chiude, può rigiocare la squadra ospite, palla per Tio Lopez che picchia, c'è sulla difesa gamba, palla per lo stesso gamba che non chiude, Borgogno va in bagger per Tiozzo, gioca sul muro, può rigiocare Castellanagrotte, palla per Tio Lopez che su una palla difficile chiude il cambio palla. Sedici-14. Sant'Ambrogio in battuta, la jump float ricevuta bene, che permette agli Ollisci di mettere palla a terra. Dello stesso Ollisci in battuta. Legge tutto Biglino, le intenzioni di Izzo. Sedici pari. Eccezione di Tiozzo, c'è. Viene chiamata invasione aerea a Izzo. C'è videocheck. Viene confermata l'invasione aerea. 17-16, c'è il sorpasso da parte della squadra ospite. Cade, questa volta viene messa la palla a terra da parte di Presta, 17 pari. Izzo in battuta quando siamo sul punteggio di 17 pari. Forza Izzo, il nastro sporca la traiettoria, palla per gamba. Il punto è per la BCC, viene chiamato video check. Prima però c'è il check.
Vediamo quindi se la palla sull'asta è stato l'attacco di gamba che è andato direttamente sull'asta, o prima la palla ha toccato il muro e poi è andata sull'asta. Sarà il video check a determinare questo 18° punto. E quindi la palla prima ha toccato il muro e poi l'asta, e quindi il 18° punto è per la squadra ospite. Piglino in battuta. C'è la ricezione di Toscani, palla per Teo Lopez che va altissimo, ma c'è la difesa della squadra ospite che mette a segno il 19-17. E c'è il secondo time out, brava la squadra ospite prima a rientrare nel set e poi a ribaltare la situazione. Sul 19-17 in favore della squadra veneta torna Biglino in battuta. C'è la ricezione di Toscani, Izzo in 4 per Teo Lopez che gioca sul muro di Alberini. Deve inseguire Castellana Grotte. ...19-18 in favore della squadra ospite. Sbaglia Tiozzo, consegnando il punto numero 20 la squadra allenata da Pino Lorizio. Alberini in battuta. La jump float su Toscani che sbaglia completamente ricezione, poi è bravo Teo Lopez sul muro non proprio cattivo dalla squadra nero-verde, presta, va al servizio. Palla in posto 2 per Cattaneo. C'è il mani fuori. ...21-19... Forza Cattaneo, il nastro smorza la traiettoria e poi c'è ancora una volta un errore della BCC con Teo Lopez che prende l'asta. 22-19 e si ritrova Gulinelli senza time out.
eccezione di Tiozzo, palla dietro ancora per Teo Lopez, che questa volta non sbaglia. Lopez imbattuto quando siamo sul punteggio di 22-20. C'è la ricezione di Cattaneo, palla dietro per Gamba, la difesa di Castellanagrotte, in palleggio per Borgogno che trova un'ottima traiettoria con Battista che non riesce nella difesa. 22-21, cerca Castellanagrotte di rientrare nel set, chiama time out Lorizio. E dopo il time out sarà di nuovo Teo Lopez al servizio. Non sbaglia Teo Lopez e c'è il muro di Castellanagrotte, free ball per Castellanagrotte, palla per Borgogno che mette palla a terra per il 22 pari. Rocambolesca la difesa della squadra allenata da Pino Lorizio, brava poi Castellana a non sprecare l'opportunità del contrattacco. 22 pari e i due allenatori che hanno chiamato entrambi i due time out. Sbaglia però Teo Lopez, lancio di palla assolutamente errato. 23-22. Si gioca anche sulla tattica, fuori Luisetto, dentro Marco Pugliatti per il servizio. Out la palla di Pugliatti, 23 pari. Borgogno in battuta. Borgogno al servizio. Out la palla di Gamba contro il muro a 1. 24-23. Forza Borgogno, c'è il primo tempo non chiuso, la difesa di Castellanagrotte, palla per Tiozzo che gioca sul muro, mette a segno in 25-23, su un set per entrambe le squadre a due facce, alla fine è più brava Castellanagrotte, 25-23, 2-1 per la BCC Castellanagrotte. Thank you.
si ritorna in campo per il quarto set con Teo Lopez che darà il via. C'è la ricezione di Battista, legge tutto il muro di Truocchio su questo primo cambio palla, 1-0 in favore della BCC. Out, la palla di Gliolisci, non c'è stato tocco a muro, viene chiamato però video check da parte di Pino Lorizio. La palla è out, quindi non c'è il tocco, 2-0 per la BCC. Lopez può andare ancora al servizio. Forza Teo Lopez, però la palla è out. Si rammarica con se stesso. 2-1 il punteggio. Eccezione di Borgogno, viene chiamato dal suo palleggiatore, però non chiude la palla. C'è il contrattacco da parte di Biglino e c'è il due pari. Luisetto in battuta, la jump float su Piozzo. C'è il primo tempo non chiuso e però non si concretizza, poi la difesa 3-2. Borgogno in battuta quando siamo sul punteggio di 3-2. Eccezione di Lollisci, viene chiamato Gamba che non chiude, può rigiocare la BCC, lo fa molto bene con Truocchio, 4-2. Borgogno ancora la battuta quando siamo sul punteggio di 4-2. Ottima la traiettoria che mette in difficoltà la squadra ospite, poi non è reattivo il muro sull'attacco che era abbastanza scontato, però bravo Biglino, 4-3 il punteggio. Si ferma sul naso il servizio di Gamba. Truocchio in battuta. C'è la difesa della BCC, palla per Tiozzo che si fa bloccare dal muro. Gliesci in battuta quando siamo sul 5-4. C'è la ricezione di Borgogno, palla dietro per Teo Lopez che arriva a tutto braccio, mette a terra il 6-4. Izzo in battuta per la BCC Castellana Grotte. Thank you.
ancora una volta bravo Biglino sul primo tempo, ed è lo stesso Biglino che va al servizio. C'è la ricezione di Toscani, palla per Tiozzo che spreca tutto, si arrabbia con se stesso. Tiozzo. C'è l'ingresso in campo di Fiore. Sei pari. Lancio di palla un po' troppo attaccato e Biglino non riesce poi a gestire la battuta al salto. 7-6 e il neo entrato Fiore andrà alla battuta, capitano della BCC Castellana Grotte. C'è la ricezione di Motta di Venza e poi il primo tempo di Luisetto. 7 pari. Alberini in battuta. Gianflot ricevuta da Toscani. E poi è bravo Cattaneo sulla traiettoria scelta da Teo Lopez, che deve sicuramente dare qualcosa in più. Di Borgogno, Izzo chiama lo stesso Borgogno che gioca sul muro, può contrattaccare Castellana Grotte, si affida a Teo Lopez che non chiude, ancora va con la pipe chiamando Fiore, varia Izzo e trova l'otto pari. Presa in battuta. Di Battista, deve spostarsi Alberini che chiama Cattaneo che gioca sul muro, deve rigiocare ancora la squadra ospite. Primo tempo che non si chiude, un po' di confusione, free ball Castellana Grotte, Fiore appoggia per il suo palleggiatore che concretizza con Trucco il contrattacco del 9-8. Ordinata questa volta la squadra di casa che non ha dato sbocchi. C'è il contrattacco della BCC, però Borgogno si fa fermare da Cattaneo col muro a 1. Nove pari. Out il servizio di Cattaneo che dà il punto numero 10. Teo Lopez in battuta torna al servizio. Forza Teo Lopez, la palla va sul nastro, non riesce a trovare continuità. Luisetto in battuta. C'è
eccezione in palleggio di Borgogno, ancora il primo tempo contro occhio per l'11-10. Trocchio che, come vedete, nell'attacco di prima linea. Palla dietro per Gamba, ottima la sua schiacciata, non riesce ad intervenire in difesa Borgogno, scusate, ed è lo stesso opposto con la maglia numero 5 al servizio. Forza Gamba tiene in ricezione Fiore, palla per Teo Lopez, passa, ma trova un intelligente pallonetto, l'opposto brasiliano, 12-11. Sant'Ambrogio alla battuta per Truocchio. Deve spostarsi Alberini ed è buona la sua combinazione con Biglino. Lo Lishin battuto quando siamo sul punteggio di 12 pari. Eccezione di Toscani, palla in quattro per Alessio Fiore. Mette giù con il pallonetto, 13-12. C'è la difesa di Castellana Grotte, deve rigiocare la squadra ospite. Ancora con Cattaneo, la palla è out. Cerca il lungolinea Cattaneo, 14-12. Chiama time out Pino Lorizio, cerca di spezzare il ritmo alla squadra di casa. E dopo questo primo time out nel quarto set torna Izzo alla battuta. Out il servizio del palleggiatore con la maglia numero 3. 14-13 il punteggio. Biglino in battuta sulla P1 di Castellana Grotte. Battuta corta che coglie di sorpresa Presta. Può rigiocare la squadra neroverde, blocca il muro di Castellana Grotte, va di nuovo in quattro per Cattaneo che picca sul muro di Presta. Battuta. 14 pari, sempre Biglino in battuta.
forza questa volta Biglino, difficoltà alla ricezione di Castelnagrotte. Può rigiocare Cattaneo che trova il money out, 15-14, efficace il time out chiamato da Pino Lorizio. E c'è il contro time out di Flavio Gulinelli. Dopo il time out di Gullinelli è il 15-14 per la squadra allenata da Pino Lorizio. Torna Biglino in battuta, il Nasso questa volta fa restare la palla nella metà campo nero-verde, 15 pari, Alessio Fiore in battuta. Nasso sporca la traiettoria, palla per Cattaneo, c'è la difesa di Toscani, il bagher apparecchiato per Borgogno che gioca sul muro di Motta di Livenz. Sulle mani di Luisetto. Non verrà chiamato videocheck. 16-15. Può andare di nuovo al servizio Alessio Fiore. C'è ricezione difficoltosa di Battisti, deve spostarsi Alberini per Cattaneo. È bravo sul muro a tre che non aspetta e quindi mentre è in caduta c'è il tocco del muro che sporca la palla. Sedici pari. Di Toscani, Izzo per Presta, la palla non passa. Non è passato l'attacco di Presta. Viene però chiamato un videocheck per un eventuale tocco a muro, nel caso sarà dubbia. Viene confermato il quarto tocco. C'è un cambio a Rienti per Prest. Rienti. 17-16, quindi il punteggio per chi è in questo momento in battuta. Gianflotte di Alberini, eccezione di Fiore, Bacher per Borgogno che non chiude, palla per Gamba, c'è questa volta il muro di Borgogno, cerca in lungo linea Cristian Gamba, è il neoentrato Arienti in battuta, 17 pari.
out il servizio del neo entrato. Cattaneo in battuta con la maglia numero 7. La palla corta, si ferma sul nastro. Tentativo di Cattaneo di sorprendere la ricezione della BCC, 18 pari. Celleis di Teo Lopez, una palla sicuramente destinata a finire out. Non fa in tempo Cattaneo a spostarsi, prende la palla con l'omero. 19-18. Forza Teo Lopez, la palla è out. Luisetto in battuta. Ancora una volta un errore da parte dei neroverdi col tentativo di una palla corta. 20-19. Borgogno in battuta. Non si concretizza la difesa della BCC, 20 pari. Gamba in battuta. Forza Gamba tiene Toscani. Izzo si affida a Teo Lopez, c'è la difesa di Cattaneo, viene chiamato Gamba che trova il punto del 21-20. Protagonista assoluto Gamba, prima con la battuta al salto, poi con il contrattacco punto, e c'è l'opportuno time out di Gulinelli. Sul 21-20 Gamba torna al servizio. Ciò di palla molto attaccato, forza Gamba, la palla va in rete, 21 pari. Con il cambio palla favorevole la squadra ospite, però Sant'Ambrogio imbattuto. Difficoltà alla ricezione, però bravissimo Loglisci, diagonale stretto su un muro che non invade. 22-21 dello stesso Loglisci al servizio. Tiene Toscani ricezione, palla in quattro per
Fiore può rigiocare però Castellanagrotte, non chiude l'attacco la squadra di casa, palla in quattro per Cattaneo, c'è la difesa, va Teo Lopez per Fiore, può rigiocare ancora la squadra neroverde ed è bravissimo Cattaneo. 23-21. Tiene Borgogno, palla per Teo Lopez, molto attaccata, e c'è il muro di Cattaneo. 24-21. Palla in rete, non va in servizio di Dogliisci. 24-22. C'è l'eccezione di Cattaneo, palla per Billigno, questa volta c'è il muro di Arienti. 24-23. Chiama time out opportuno Pino Lorizio. E dopo il time out sul 24-23 per la squadra ospite, il servizio nelle mani di Izzo. Palla ricevuta da Battista e Cattaneo mette a terra il 25-23. E quindi sarà il tie break a determinare la vincitrice di questo incontro. In equilibrio sia nel conto dei set due pari che proprio nel punteggio dei set
che ha visto sicuramente alternarsi le due squadre nell'azione positiva, e quindi il quinto set decreterà chi si porta a casa i due punti, mentre già un punto è stato assegnato per la BCC Castellana Grotte. Restano in campo Fiore e Arienti, posto di Presta e Tiozzo. Ed è proprio lo stesso Arienti in battuta. Non c'è la difesa di questo primo cambio palla, vincente l'attacco di Gamba. Luisetto in battuta. Eccezione di Fiore, deve spostarsi Izzo per Borgogno. Può rigiocare la squadra ospite, c'è il pallonetto ben capito da Tio Lopez, e Borgogno può mettere a terra il cambio palla dell'uno pari. Tio Lopez in battuta. C'è la ricezione di Battista, c'è la difesa di Castellana Grotte. Izzo si affida a Borgogno, che trova il punto del 2-1. Vincente il suo attacco. Difficoltà la ricezione della squadra ospite, poi è bravo Gamba sul muro non reattivo di Castellana Grotte, non c'è la difesa di Toscani, e lo stesso Gamba in battuta in questo quinto set, rotazioni di nuovo speculari. Tiene Fiore, si lotta sotto rete, la palla poi è buona per Gamba, c'è il muro di Castellana Grotte che blocca, palla per Loglisci, e poi alla fine c'è il muro vincente di Truocchio. 3-2. Nastro concede l'ace alla BCC del 4-2, servizio vincente. Ancora Borgogno, palla in testa, e poi pasticcia la squadra ospite. 5-2. C'è il time out di Pino Lorizio per questo inizio di tie break non ottimale. Dopo il time out, Borgogno torna al servizio. Forza Borgogno su Battista, deve spostarsi Alberini che chiama Gamba, e il muro è out.
bravo l'opposto allenato da Pino Loriz. 5-3 il punteggio. Lo Lishin battuta. Qualche indecisione su chi doveva andare a battere, alla fine è Loglisci che va alla battuta. Il primo tempo di Truocchio per il 6-3 BCC. Lo stesso Andrea Truocchio al servizio. Il lungolinea di Cattaneo. Biglino in battuta quando siamo sul punteggio di 6-4. C'è la ricezione di Borgogno Izzo per Tio Lopez, mani fuori sul muro di Luisetto, 7-4. Palla per Cattaneo, c'è il pallonetto e la possibilità di contrattacco della BCC. Sarà free ball per la BCC. Arienti appoggia per Izzo, palla in posto 4 per Fiore che non si fa pregare due volte su questa palla attaccata. Si cambia campo sull'8-4. Izzo in battuta, dopo il cambio campo la palla si ferma sul nastro. Gli risponde sempre con la maglia numero 3 Alberini, pari ruolo. Di Borgogno, palla in 4 per Tio Lopez che trova il mani fuori su gamba, 9-5. Alessio Fiore al servizio per la BCC. Forza Alessio Fiore su Battista, difficoltà alla ricezione, free ball per Castellana Grotte, palla per Tio Lopez, non riesce la difesa dei neroverdi, 10-5. C'è il time out chiamato da Pino Lorizio.
dopo il secondo time out chiamato da Pino Lorizio, torna Fiore in battuta. Eccezione di Battista, c'è la difesa di Cassangrotte, Toscani per Borgogno che trova un'ottima traiettoria e Pino Lorizio giustamente redarguisce il suo palleggiatore perché ha lasciato sguarnita la sua zona di competenza in difesa, poi rincuora Lorizio il suo palleggiatore. 11-5. Trova l'ace Fiore, zona di conflitto fra Loglisci e Battista. 12-5, viene chiamato video check. La palla in campo e quindi 12-5. La palla sul nastro, 12-6. Cattaneo in battuta per la squadra ospite. C'è l'errore di Cattaneo per il 13-6. Rientra in campo Truocchio e quindi significa che Arienti è alla battuta. La Gianflot su Loglisci che viene chiamato al servizio, palla troppo spinta e Loglisci manda la palla sull'asta, 14-6. Difficoltosa il Bacher, in posto 4 può rigiocare la squadra ospite e Loglisci trova il cambio palla. Entra col numero 12 Matteus in battuta al servizio per Luisetto. C'è la ricezione di Borgogno, palla per lo stesso Borgogno che mette a terra il 15-7 su una partita bella, combattuta. Sicuramente le due squadre hanno offerto una buona pallavolo, alla fine la spuntata, la BCC Castellagrotte che così come è accaduto nel secondo set quando ha potuto giocare con la rotazione speculare ha avuto più vita facile, questo per dirla come le due squadre anche da un punto di vista tattico si sono date battaglia e il mio arrivederci a mercoledì sera quando la BCC incontrerà quelli di Portoviro per il turno di Coppa Italia.
La spinge sulle mani del muro.
insomma, quello che